Le siamo con Fausto Raciti, Democratico per il No. Allora, per parlare del referendum del 20 settembre, allora lei nel PD si schiera contro il taglio dei parlamentari, insomma, mentre il segretario del PD ancora non ha deciso cosa fare. Allora, al netto di quello che avete deciso oggi in prima commissione, che cosa si sente di dire? Che è una scelta che prende atto della verità rispetto al referendum e rispetto alla campagna referendaria, così come sta emergendo e così come emergerà sempre di più, non ultimo il ministro Di Maio, il quale insieme ai sostenitori del sì espone le ragioni del taglio dei parlamentari per quello che sono, cioè una campagna antipolitica contro parlamentari ritenuti inutili. Rispetto a questo io penso che serva schierarsi e serva con chiarezza porre fine a un ciclo che ha visto prima il taglio dei consiglieri regionali, poi l'abolizione dell'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali, poi il finanziamento pubblico ai partiti, infine il numero dei parlamentari. Se non si ferma questo, come dire, questa aggressione alle assemblee rappresentative, ai luoghi della democrazia, continuerà e sarà sempre un più uno. Aspetta, come interpreta la diserzione delle tribune referendarie da parte dei comitati del sì? Ma io penso che sia il riflesso di una profonda disomogeneità di forze, di una profonda disomogeneità di argomenti. Penso che il problema è che è una campagna difficile se non fatta all'insegna dell'antipolitica, cioè per quello che questo referendum, questa proposta incarna. Che cosa succederà martedì prossimo? È scontata a questo punto la decisione del PD? Ma io penso, allora, martedì in direzione non lo so, immagino di sì, leggendo che oggi il segretario del mio partito ha sostanzialmente preso posizione per il sì, pur avendo nelle settimane scorse espresso delle perplessità, soprattutto legandole al tema della legge elettorale. È chiaro che l'incardinamento della legge elettorale in commissione sarà usato come un argomento per il quale fidarsi, non tenendo conto però del fatto che l'approvazione della legge in aula, così come addirittura la calendarizzazione della legge in aula della legge elettorale, è ancora lontana e che comunque non cambia la sostanza di un referendum che dice che i luoghi della rappresentanza in Italia sono troppo larghi ed è meglio restringerli. Ultima domanda, il sì di Salvini e della Meloni come lo interpreta lei? Come una conferma? Come una strumentalità che punta a consentire all'opposizione di dire il giorno dopo di un'eventuale vittoria del sì che il Parlamento è delegittimato e quindi bisogna andare a elezioni anticipate, cioè per paradosso è questo pezzo di mondo che vota sì, l'opposizione che vota sì, lo fa con l'obiettivo di destabilizzare Parlamento e Governo. Fossi in Conte, il Presidente del Consiglio, farei una riflessione su questo. Bene, grazie a Fausto Raciti del Partito Democratico.